Andiamo a scoprire Avogadro Open School. Siamo nell'atrio dell'Istituto Avogadro di Torino per il progetto Concentrica Open School. Con noi Edoardo Cavodi, Teatro della Caduta. Ciao Edoardo. Ciao Claudio, molto piacere. Avogadro Open School, il 9 e il 10 di febbraio in scena due spettacoli, però in realtà c'è tutto un lavoro che il Teatro della Caduta, i vari operatori, formatori e formatrici svolgono in questi giorni con i ragazzi e le ragazze. Sì. No, fondamentalmente questo progetto è volto a aprire le scuole al pubblico, infatti il nome stesso Open School lascia intendere un po' il significato. Noi ci inseriamo come teatro e come formatore all'interno della scuola per fare un percorso di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi, quindi all'interno dei percorsi di PCTO, con l'obiettivo poi di far gestire e organizzare ai ragazzi le serate della rassegna di Concentrica all'interno degli spazi scolastici. Quindi al posto di andare al Teatro della Caduta, il pubblico verrà qui all'Avogadro. Esatto. Ma così si troveranno, il pubblico immagino si potrà trovare un po' spesato, insomma ci saranno le guide, come funziona? Verrà presentata anche la scuola? Sì, assolutamente sì, e questo è un compito che stiamo affidando totalmente ai ragazzi. La seconda fase è creare un tour nella scuola dove il pubblico non sa cosa gli succederà, che è un po' quello che è successo a loro quando sono entrati a scuola, non sanno dove andranno a finire e perché ci sono finiti. Allora li coinvolgiamo in un tour interattivo dove loro sono i padroni di casa, però. Ho capito. E gli adulti non sono venuti a vedere se quanto sono bravi, bravini nella loro scuola, no, sono venuti a scoprire loro sotto un'altra veste. Quindi riscoprire lo spazio scolastico, in questo caso l'Avogadro, da un altro punto di vista non giudicante. Non giudicante, e non è detto che per un po' non giudichiamo gli adulti che verranno a trovarci. Ah, ok. Fargli sentire quella sensazione lì, per poi dirgli stiamo giocando, è solo un gioco, però... Come si fa a rendere teatrale, spettacolare, con tante virgolette, un luogo che diventa poi giorno dopo giorno sempre quello? Cioè il rischio è quello che diventi veramente routine, no? Non ne ho idea. No, no, sto scherzando, però... è complicato perché ogni scuola ha uno spazio diverso, ogni scuola ha studenti diversi. Anche con loro adesso, poi ti porto a vedere cosa stiamo facendo, ma stiamo creando una situazione che non abbiamo mai fatto in altre... Per cui abbiamo queste porte con gli oblò. E allora ci è venuta l'idea che queste porte con gli oblò, siccome ce ne sei in un atrio, sono i sei futuri possibili. E allora giochiamo che il pubblico potrà scegliere senza sapere quali sono i futuri. Bello. Un futuro. E in ogni futuro c'è uno di loro che gli dice, benvenuto, potresti finire all'inferno nel futuro dei tuoi sogni o in tutte le sfumature intermedie. Benvenuti nel futuro dell'insoddisfazione. Qui, qualsiasi cosa farete, indipendentemente dalle vostre scelte, sarete perennemente tristi. Ora vi chiedo un piccolo sforzo, di provare a immaginare chi sareste stati voi se aveste scelto questo futuro. L'idea è che probabilmente gli adulti, tornando qui, si chiederanno, cominceranno ad attaccare bottone uno con l'altro dicendosi che futuro ti è capitato. Allora, questa sarà la parte finale della visita e deve creare una situazione in cui ci si parla, che il pubblico entra in relazione tra di loro. L'idea è quella di far rendere conto ai ragazzi di tutto un sottobosco di professioni, di attività che hanno a che fare poi con l'arte, la produzione teatrale, la creazione artistica, per cui insieme a noi sperimentano una serie di ruoli possibili tra il videomaking, la comunicazione culturale, il giornalismo, e scoprono quindi delle professioni nuove che a volte sono un po' sommerse per loro perché hanno più difficoltà ad entrarci in contatto nella vita comune. Noi praticamente ci è stato chiesto di rappresentare con una metafora, sia con un disegno che a parole, come noi vediamo la scuola. Mi è piaciuto molto il fatto che anche le idee più strane, diciamo, e le meno fattibili abbiamo avuto modo di comunque oggettificarle, di registrarle. Ad esempio io ho disegnato una casa che bruciava e un secchio molto grande. Per esempio io ho disegnato degli occhi
che, perché io sento la scuola molto giudicante, quindi ho disegnato degli occhi che emanano parole e giudicano. E queste metafore scritte e disegnate sono diventate poi un qualcosa di reale tramite gli attori, le comparse. Ci siamo immedesimati in un ruolo magari più importante, tipo qualcuno diventava il regista, noi studenti diventavamo attori. E direi che funziona, no? Può funzionare così.